quali sono i colori primari? Rosso, verde e blu? O rosso, blu, giallo? A scuola ci hanno insegnato, durante le ore di arte, che i colori primari sono rosso, giallo e blu. Ma poi, crescendo, abbiamo studiato anche fisica e abbiamo imparato che i colori primari sono rosso, verde e blu. Chi ha ragione? Lo scopriamo dopo la sigla. Benvenuti in questo nuovo video di Fisica in Pillole. Oggi parleremo dei colori primari e quali sono i tre colori primari. Prima di parlare di quali sono, cerchiamo di capire che cosa sono i colori primari. I colori primari sono quei colori tramite i quali riusciamo a ottenere tutti quanti gli altri. Ne bastano solo tre. Perché ne bastano solo tre? Vediamo se ne prendiamo solo due. Prendiamo due luci colorate, una rossa e una verde. Se le mescoliamo in quantità uguali, otteniamo il colore giallo. Noi possiamo anche mescolare in proporzioni diverse verde e rosso e ottenere altri colori. Riusciamo a ottenere tutti i colori? No. Quali colori mancherebbero? Se unissimo solo verde e rosso? Il blu. È necessario quindi aggiungere il blu ai colori principali e quindi i colori primari. Con rosso, verde e blu riusciamo a ottenere tutti quanti gli altri colori? Sì. Se usiamo luci colorate, verde, rosse e blu, riusciamo a ottenere tutti i colori che conosciamo. Quindi rosso, verde e blu sono i colori primari. E se invece usassimo rosso, giallo e blu, otterremo tutti i colori? No. Ci mancherebbe il verde. Quindi rosso, blu e giallo non possono essere i colori primari. E avremmo ottenuto la risposta alla nostra domanda principale. Ma in realtà la storia non finisce qui, perché io ho detto due cose importanti all'interno di questo discorso. Ho parlato di luce colorata e ho parlato di somma. Gli oggetti che hanno luce propria seguono la cosiddetta mescolanza additiva, per cui i colori primari si sommano tra di loro per dare nuovi colori. Gli oggetti che godono di luce propria sono oggetti che seguono la mescolanza additiva e quindi i colori primari per questa mescolanza sono verde, rosso e blu. Però nella realtà noi non abbiamo a che fare con oggetti che hanno solo luce propria. Gli oggetti che noi conosciamo comunemente sono oggetti che devono il proprio colore non alla luce propria, ma alla luce che riflettono. Gli oggetti che conosciamo non godono di luce propria, ma riflettono la luce che incide su di loro e riflettono solo il colore che poi noi vediamo e assorbono tutti gli altri. Gli oggetti che seguono questa regola, quindi quelli che riflettono i colori e che non hanno luce propria, seguono la cosiddetta mescolanza sottrattiva. Nella mescolanza sottrattiva i colori si sottraggono e non si sommano come in una mescolanza additiva. Nel caso della mescolanza sottrattiva, i colori primari non sono rosso, blu e verde. Non sono neanche rosso, blu e giallo, ma sono delle sfumature. Abbiamo il magenta, il ciano e il giallo. Il magenta potrebbe assomigliare un po' al rosso. Il blu ciano è un azzurrino molto, molto chiaro e poi c'è il giallo. Nella mescolanza additiva si sommano i colori primari tra di loro per ottenere gli altri colori. Se noi prendiamo i tre colori primari e li sommiamo in parti uguali, otteniamo il bianco. Quindi nella sintesi additiva sommiamo al nero i colori fino a ottenere il bianco. Mentre nella mescolanza sottrattiva noi sottraiamo al bianco i colori fino a ottenere il nero. Infatti, l'unione dei tre colori primari è il nero. I colori primari delle due mescolanze sono detti complementari tra di loro. E infatti, come stiamo vedendo, riusciamo a ottenere, mescolando i colori primari del sistema RGB, i colori primari del sistema CMY. Mescolando verde e rosso otteniamo il giallo, mescolando blu e rosso otteniamo il magenta e mescolando il verde con il blu otteniamo il ciano.
Prendendo contemporaneamente i LED rosso, verde e blu, otteniamo il bianco. Nella vita quotidiana usiamo il sistema RGB, in cui i colori primari sono rosso, verde e blu, o CMY, in cui i colori primari sono ciano, magenta e giallo. Usiamo ogni giorno entrambi. Il sistema RGB viene usato negli schermi dei computer, dei telefoni, eccetera. E ogni pixel contiene tre celle, una verde, una rossa e una blu, e si accendono in maniera diversa, magari di intensità diverse, a formare il colore di quel pixel. Uno schermo con più pixel significa che è uno schermo con più definizione, perché riusciamo all'interno di spazi molto molto ristretti ad avere più sfumature dello stesso colore. Poi lo usiamo anche per vedere. Il sistema RGB è alla base della nostra vista. Noi abbiamo all'interno dei nostri occhi i coni, che sono dei ricettori ai colori. Abbiamo tre tipi di coni diversi. Abbiamo i coni sensibili al rosso, i coni sensibili al verde e i coni sensibili al blu. Ogni cono recepisce la quantità di rosso o di verde o di blu e la comunica al cervello, che ha il compito di unire i tre stimoli che ha ricevuto dal cono e di farci vedere il colore. Il daltonismo, o più correttamente discromatopsia, è la cecità a uno o più colori. Si parla di pronatopia nel caso della cecità al rosso, deuteranopia nel caso di cecità al verde e tritanomalia, cecità al blu. Nomi complicatissimi. Esistono anche rarissimi casi in cui si è totalmente ciechi a tutti i colori. In quel caso si parla di acromatopsia. Il sistema invece CMY viene usato nelle stampanti. Nelle stampanti si usa il sistema CMY, poiché all'interno delle cartucce c'è l'inchiostro, che è ovviamente non gode di luce propria, ma è un pigmento e per questo motivo segue la sintesi sottrattiva. Quindi all'interno delle stampanti voi troverete le cartucce magenta, ciano e giallo. Spesso trovate anche quella del nero. In teoria dovremmo ottenere il nero solo grazie ai tre colori primari, ma poiché la resa non è al 100%, spesso il nero che si ottiene da una stampante a colori è marrone molto scuro. È quindi necessario aggiungere anche l'inchiostro nero per migliorare la resa della stampante. Questo è tutto per oggi. Mi raccomando, iscrivetevi se non siete iscritti, mettete like se questo video vi è piaciuto e noi ci vediamo in un prossimo video.